Non ha fatto colazione? Non ho fame. Dovrebbe sforzarsi di mangiare. Ho perduto l'appetito. Ah, certo che è difficile per lei accettare... Come posso accettare questa situazione? Certo, però... potrebbe almeno cercare. Insomma, sforzarsi di capirlo. Perché? Cosa c'entro io con i suoi problemi? Lei è troppo irritata. Lo credo. Non può trattenermi con la forza. Questa non è una prigione. Allora vuol dire che posso uscire se voglio. Certo. Dov'è il rifornimento delle provviste? Volevo dire, come vi procurate la roba da mangiare? Oh, faccio di tanto in tanto rifornimento al villaggio. Stai tentando di metterci nel sacco? Hai idea di ciò che farà mio padre quando scoprirà che mi hai trattenuta contro la mia volontà? Immagino che si arrabbierà moltissimo e ti renderà la vita difficile. A me? Vorrei dire a te. No, a me non farà niente. Io sarò già lontano. Niente da fare. Sono certa invece che tu ti illudi. Ti farà arrestare e te lo meriti. Classico atteggiamento femminile. È normale per una donna dimenticare di aver ricevuto aiuto. Non l'ho dimenticato, sto solo cercando di farti notare che è stupido trattenermi. A me non piacciono le minacce. Aspetta, se tu... Portami del caffè. Subito, signore. Posso dire una cosa, signorina? Certo. Cerchi di controllarsi con lui. Cosa si aspetta che faccia? Che stia seduta buona buona sperando che si decida a lasciarmi andare? E perché no? Potrebbe essere la cosa migliore. Non lo giudichi troppo in fretta, mi scusi. No, lasci. Andrò io stavolta a portargli il caffè. Non gli piace essere disturbato. Dovrà piacergli per forza. Che hai? Non ti senti bene? Che diavolo ci fai qui? Ti ho portato il caffè. Doveva venire Bolt a portarmelo. È occupato. Posso fare qualcosa per te? No, niente, non sto male. Ho un semplice mal di testa, tutto qui. Non hai dei cachet? Sì, sono lì sopra. Questi? Sì. Quante? Due. Dovresti riposare. Sei affaticato. Non dirmi che devo fare. Non lo pretendevo affatto. Ho conosciuto altre persone con l'emicrania nella mia vita. Sei una donna fortunata. Non c'è altro che posso fare per te. Ah, andiamo. So perché sei venuto, non è per il caffè. Vattene. Che vuoi dire? Stai cercando di imbrogliarmi. Mi reputi poco intelligente. Non mi conquisti portandomi il caffè. Non sono un uomo che cambia idea per così poco. Prima con le minacce, poi con le lusinghe. Non riuscirai ad ammorbidirmi, con me non attacca. Non ho bisogno della tua pietà. Non credi di essere piuttosto contorto? Sono affari miei, esci adesso, esci! Non andrà lontano senza le chiavi, signorina. Così è riuscito a tirarla fuori dalla neve.
sa un sacco di cose riguardo le macchine, vero? È vero, signorina. Le conosco molto bene. Un tempo lei era il meccanico di Dominique. Era al suo fianco. Io l'ho riconosciuto. È Dominique Lyall. Proprio così. Credevo fosse morto. Lo credono tutti quanti. In Germania. A Nürburgring. Due uomini perdettero la vita. Uno dei due era il fratello del signor Dominique. Oh. Ti diverti? Sì. Mi fa piacere. Credo che sia piuttosto insolito per te. Usavo spesso lavare i piatti in casa mia. Se stai cercando Bolt, è nella rimessa. Oh, no, no. Mi duole, ma penso di doverti delle scuse. Non sono necessarie. Bene, tuttavia sono dolente per quello che è successo. Come va l'emicrania? Oh, meglio, grazie. Bene.